Ciao ragazze e benvenute. Questo è l'ultimo video della serie Top e Flop del 2014 e in questo video vi mostrerò i prodotti top per quanto riguarda gli smalti che non ho fatto vedere nel video precedente per tempo e per quanto riguarda i top e i flop, anche se è solo un flop, per quanto riguarda corpo e capelli. Parto subito dagli smalti e da dove si parte? Dalla base. E vi mostro questo qui che è il 3-in-1 di Collistar. Questo fa duro, è davvero un'ottima base, si asciuga velocemente, questo sarebbe anche fissature, solo che come top uso poco il top, a dire la verità, però funziona anche come top. Ha una durata di 24 mesi che voi non riuscirete mai a leggere, però io questo, come si vede, no, non riuscirete nemmeno voi a leggere, l'ho aperto circa 3 anni fa, quindi, però è ancora, come potete vedere, ottimo, cioè non è colluso, quindi è davvero un buon prodotto. Questo, quando lo finirò, sicuramente lo riacquisterò. Io questo l'avevo preso in combo con un smalto, c'era una promozione che c'era smalto colorato e questo smalto insieme a 12 euro, quindi immagino abbia un costo di circa 12 euro, però sicuramente lo riacquisterò, ne vale la pena. Restando sul tema Collistar, vi mostro i due smalti che ho acquistato quest'anno e sono praticamente questo qui della collezione Ti Amo Italia, rosso Montalcino. Perché io ci provo, ma voi non vedrete niente perché la mia fotocamera ha 8 anni, la devo cambiare. Lo so, lo so, lo so. Però allora io ho preso questo anche se, diciamo che l'ho preso più che altro perché il colore, l'altro colore che era in collezione, se no poi non l'avrei mai, 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 mai preso. Però mi piaceva, insomma, così. Poi comunque, a parte il fatto, come sapete, che io non amo molto i rossi né sulle labbra né sulle unghie, questo qui è un bel tono di rosso, un rosso quasi scuro, e devo dire la verità, mi piace, mi è piaciuto parecchio, davvero. Poi altro smalto, questo qui della collezione, della linea Gioiello, il nero Strass. Io l'avevo preso perché ho un nero che è quasi finito, insomma mi piaceva, insomma questa linea era il colore che mi piaceva di più ed ho fatto un ottimo acquisto perché i brillantini si notano veramente tantissimo, soprattutto di sera con le luci su. Ottimo, davvero ottimo. Mi è piaciuto veramente tanto. Novità di quest'anno, però non ricordo se è uscito quest'anno, cioè nel 2014, a fine 2013, comunque Revlon è uscita con una linea di smalti Parfumerie, che sono questi qui. Io ne ho un altro, che è quello lilla, però questo è quello che ho adorato di più. Profumano veramente, questo è Wintermint, io questo l'avevo visto, questo in particolare, dal blog di Susi, Susi, il blog dell'Elfa praticamente. E come ho visto la foto me ne sono veramente innamorata, un bel colore, praticamente dei brillantini verdi su base verde e no, sono proprio belli, peccato che voi non lo riuscirete mai a vedere bene, mi dispiace, forse vi conviene andare a ricercare le foto, insomma. Dovrò fare anche il post sul blog di questo. La verità volevo fare uno specifico su questa linea, dato che ne ho due, e parlarvene bene, solo che io sono a rilento. Altro smalto, altro tipo di smalto che diciamo abbiamo appurato nel 2014 è la linea Pupagel, questi qui. Io questo è un altro colore viola e mi sono piaciuti veramente. Io non vi ho fatto vedere il pennellino di questo, che è un pennellino semplice, per la verità, però si stendono facilmente. Se magari lo mettevo più vicino, ecco qua. Il pennellino invece di questi, ma penso che lo sappiate tutti, è piatto. Questo pennellino così piatto e si stendono, hanno proprio una facilità di stesura.
Altro smalto che oramai è diventato il mio smalto da compleanno, sono già 2 compleanni che lo indosso, è questo qui che io avevo acquistato a dicembre 2012 ed è il 29, non so neanche se lo facciano più questa colorazione perché ultimamente non lo sto vedendo negli stendessi quando mi capita di trovarli, ed è il colore Jam and Jelly ed è un colore stupendo, un fucsia, quindi praticamente abbiamo detto già tutto, quindi anche questo un verde, e se non lo sapete ve lo dico subito, viola, verde, fucsia, blu sono i miei colori preferiti sulle unghie e questo, cioè di fucsia ne ho parecchi e questo è un fucsia con dei riflessi lilla, cioè spettacolare. Anche di questo dovrò farvi sicuramente un cavolo di post, cioè mi ci devo mettere e lo devo fare e devo cercare di fare una cavolo di bella foto. Questo è il pennellino, però si smette veramente bene. Un altro tipo di smalto, o meglio, io vi mostro i colori che ho acquistato quest'anno, però i miei smalti preferiti in assoluto sono questi di Bottega Verde, questi mini. Allora, questo è Fragola e questo è Zaffiro, presi soprattutto per il nome, sì, soprattutto per il nome Fragola. Io amo le piccole cose rosse, fragole, coccinelle varie. E comunque è un bellissimo smalto. Questo è l'altro che è il Zaffiro, che più che altro ho usato top, come top anche su base bianca, però sono veramente belli. Però vi mostro, cioè, perché vi parlo di questi? Perché io questi li adoro. Sono gli smalti che non di più, a parte quello, e sono smalti che mi durano sia nel tempo, sia come stesura, tesa come durata di giorni, che intesa anche come durata in sé dello smalto. Ad esempio, io vi mostro questo qui che è Iris, che è un colore che forse Bottega Verde manco si ricorda della confezione che faceva prima col tappo bianco, e forse non ricordo questo. Che è da poco che metto i bigliettini sui numeri. Questo dovrà avere comunque all'incirca, se non erro, 5-6 anni, forse 6, più 6 che 5. E ne ho altri di questa versione e sono ancora buoni, cioè non sono collusi. Io questo l'ho usato tanto, è da circa 5 ml e va ancora di qui, forse starà per finire, però io questi li adoro. Restando sul tema smalti, quindi smalti per ora sono finiti, vi mostro questo qui, il leva smalto di Shein, della Lidl, che trovate da Lidl. L'unico handicap che ho notato ultimamente, che a volte si impalla questo qui, ma niente di particolare, toglie benissimo qualsiasi tipo di smalto, che sia glitterato, tipo questo qui, o che sia con qualsiasi tipo di smalto, veramente me lo toglie in pochissimo tempo. E se quello rosa senza acetone, perché fanno anche quello azzurro che mi sa che con l'acetone non l'ho mai preso ed è davvero un ottimo prodotto, io ve lo consiglio. Poi costa tipo 1 euro, 1,20 euro, più o meno costa poco. Passando poi per quanto riguarda i prodotti corpo eccetera, vi mostro il primo flop ed è questo qui, il deodorante, questo della Yves Rocher Fiori di Loto. Questo sta anche per finire, io questo ultimamente lo sto utilizzando esclusivamente in casa perché la mia pelle non lo assorbe. Nell'ultimo video di Michelle, ciao Michelle, Michelle Cosme, sì, lascio giù il link, comunque lei è anche rappresentante di Rocher, e diceva nell'ultimo video che alcune su clienti si trovavano bene, altri invece lo odiavano proprio perché non funzionava un cavolo. Però alcune profumazioni invece sono tutt'altra cosa, quindi sicuramente è una questione anche di profumazione. Io ho preso questa perché era quella più, detto, più semplice, così, però sicuramente proverò le altre, anche se io sono praticamente, vabbè, sicuramente proverò perché io, me, comunque piace provare, insomma, i prodotti. Mi trovo bene io con questo deodorante qui, questo della Dove, il Dove in generale. Io ora vi faccio vedere questo, però in passato ho avuto anche altre versioni. Ed è questo qui con la rotellina, lo stesso come quello di Versace, sempre col discorso rotellina. Però questo mi funziona, insomma, d'estate, io davvero non sudo con questo, posso andare tranquillamente per bene. Altro prodotto che vi mostro è questo qui che è finito,
ed è lo struccante delicato occhi della Hydra. Io questo lo acquisto da una catena di discount, Alter Discount, e lo trovo a circa 1,99. È uno struccante, insomma, niente di particolare. Sicuramente se ha qualche parabena, sì, ha parabeni e cavolate varie, ma comunque essendo struccante poi ci si sciacqua. Però davvero, quando mi devo struccare, tipo anche tipo questo qui, questi trucchi pesanti, trucchi molto pesanti che sapete io faccio, basta appoggiare il dischetto, massaggiare e va via. Davvero ottimo, penso che lo riacquisterò, perché con quello che mi sto trovando, che sto usando adesso della Licia, non è la condizionale della Licia, non mi sto trovando talmente bene. Fatto con distillati di Amamellis e Fiordalisa, non penso riuscite a leggere. Comunque, se lo trovate, provatelo perché è davvero ottimo. Andando sul continuando, vi mostro questa qui che è la crema sollievo formula gambe di Bottega Verde. Io questa l'ho quasi finita, la devo riacquistare, questa crema qui, perché davvero mi rinfresca le gambe, soprattutto quando ho passato giorni in piedi, o se devo stare tutta la giornata in piedi, quando la metto non mi stanco ancora meno. Quindi davvero ottima. Io questa spesso l'acquisto in offerta a 5 euro, la metto spesso in offerta a 5 euro, ed è davvero ottima. Sempre tema corpo, vi mostro questo qui, l'olio di mandorle dolci dei Provenzali. Io questo non ricordo nemmeno per quale motivo l'ho acquistato, boh, non me lo ricordo proprio. Comunque, mi piace perché spesso io lo utilizzo sulle gambe, avendo le gambe un po' secche. Si idratano facilmente, si idrata subito e tra l'altro si asciuga veramente facilmente. Scusate, io tendo a vedere così, sapete che io metto lo specchio dietro per i minuti, ma io guardo sempre così. No, devo guardare qua, così. Va bene. Comunque, davvero ottimo perché si asciuga facilmente, non bisogna aspettare ore e ore prima di rivestirsi. Poi vabbè, essendo provenzali, sapete, c'è un capello con il lietto, insomma, testa erboristico, naturale, vegetale, biodegradabile, non contiene coloranti, solventi, eccetera, eccetera. Questa confezione è da 250 ml, se non erro sta attorno ai 7-10 euro, non me lo ricordo quanto l'ho pagato perché davvero non ricordo. Ora andiamo ai prodotti capelli. Capelli, scoperta dell'anno, questa qui, la maschera della Omia. Sì, Omia, questo è l'olio di macadamia. L'ho riacquistata sempre questa, io l'avevo finita, non la trovavo più, l'ho ritrovata per fortuna, ho riacquistato sempre questa. Ne ho sentito parlare bene anche per quanto riguarda le altre versioni, una è all'aloe e l'altra non mi ricordo, però dato che mi piace veramente tanto l'ho voluta riprendere, anche perché non la stavo ritrovando più, quando l'ho ritrovato ho detto no, me la devo prendere per forza. Questa la utilizzo di solito alternata al balsamo, una volta uso la maschera, una volta uso il balsamo, e davvero mi rende i capelli morbidissimi, dice per capelli luminosi, non me ne sono accorta se si illuminano i capelli, lampadine varie, no, no, a parte quello, non me ne sono accorta se c'è questo cambio di luminosità, però sento il capello davvero morbido, più morbido quando la utilizzo. Alternata, come vi dicevo, al balsamo, e questo è quello che uso da un paio d'anni, davvero mi ci trovo bene. Prima usavo quello al cocco, poi ho avuto necessità di avere un balsamo più nutriente, ho provato questo e davvero mi ha sorpreso, insomma, è davvero, mi si erano seccati i capelli per troppo olio che avevo messo. Davvero mi sono trovata veramente bene, lo consiglio, poi costa attorno a 1 euro, quindi ottimo. E termino con un'altra scoperta dell'anno, che è questa qui, la Mousse Styling Professionale 24 Ore Expert Ricci di Frank Provoio. Questa l'avevo vista da un video di Martina del canale Cosmetic, e lei ha i capelli lunghi, ricci, e quindi ne sa qualcosa di capelli lunghi e ricci. Io di capelli ricci li porto d'estate perché ho di natura i capelli ricci, e d'estate non uso né piastre né niente, per non ne spazzola, insomma li lascio asciugare all'aria e diventano ricci. Quando quest'anno che l'ho provata, ho notato che applicata e poi naturalmente lasciate asciugare all'aria, il riccio restava più definito, più sì, più definito, e quindi
restava veramente bene, quindi di solito anche dopo il giorno dopo averli lavati, io non li pettino di solito quando sono ricci, li tiro solamente, me li sistemo un po' così con le mani, insomma, giusto così. Però il giorno dopo, quando li lavavo, diventavano un po' crespi, mentre con questo il riccio veramente definito. Video terminato che avevo già fatto, però siccome avevo dimenticato di inserire un paio di cose ed era venuto male, urla di mamma tra le varie. E niente, il video è terminato, abbiamo terminato con i top e flop del 2014. Prossimamente ci sarà un video tag e vedremo le varie idee che mi passeranno in mente se riuscirò a realizzarle. Un bacione e alla prossima. Ciao!